voluto provare subito sia il mascara che il blush, forse da questa luce non si capisce, ma ne ho messo un bel po' e mi piace molto come colore, perché è un rosa un po' freddo, bello luminoso, poi sicuramente dal vivo fa un effetto diverso, ma il mascara... Cioè, vogliamo parlare del mascara? Avevo sì aspettative alte, ma dopo il Measure Pleasure ho abbassato un po' le aspettative perché, sapete, è un mascara che piace tanto a tutti, io lo trovo nulla di eccezionale su di me, ci sono tantissimi mascara che costano la metà e che fanno un effetto, secondo me, molto molto più bello su di me. Questo è pazzesco, è la prima volta che lo indosso ed è già favoloso, ho fatto soltanto una passata qua, qui due perché era proprio il primo occhio che facevo, qui ho incurvato le ciglia col piegaciglia, qui no e l'effetto non c'è differenza, sono comunque belle incurvate, cioè adoro, l'unica pecca del mascara è che mi è arrivato senza un occhio. Quindi, boh, appena arrivato infatti mi veniva un sacco da piangere, cioè in realtà mi sono messa a piangere perché era un regalo e mi dispiaceva tantissimo che fosse arrivato così sguercio il mascara, perché l'aspetto comunque è uno degli aspetti iconici di questo mascara, il Vicious di Nabla, quindi mi è dispiaciuto veramente tantissimo. Però una volta indossato, morale... tornato alle stelle perché sono super super contenta, mi piace tantissimo. Posso dire che sono piuttosto delusa dalle ultime letture, tanto chiacchierate, tanto attive, che per me non valgono l'hype. L'ultimo che ho letto è Piranesi, che per carità non è un brutto libro, però non so, sono rimasta piuttosto tiepidina come tanti commenti di altri book blogger che seguo. Secondo me si sono create delle aspettative che, cioè, il libro non è riuscito a soddisfare. Come vi dicevo, non è una brutta lettura, anzi, tante cose io le ho apprezzate. Però da qui a dire che è il fantasy migliore di... boh, cioè, personalmente no. A parte il fatto che non è puramente un fantasy, cioè a un certo punto sembra di leggere un mystery, quasi un thriller. E per carità, a me piace un sacco quando un libro è difficile da catalogare, nel senso ha un po' di tutto, ecco, mi piacciono letture di questo tipo, però devo dire che è talmente nebuloso, talmente criptico in alcuni momenti che sì, ognuno ci può leggere un po' quello che vuole, ci sono secondo me degli spunti molto interessanti di riflessione, però di sostanza, soprattutto verso il finale, boh. E niente, quindi stavo pensando al fatto che è inutile leggere, 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 se poi tanto ti ritrovi dei libri che sì, carino, però magari non lascia il segno, o magari non ti lascia nulla proprio, quindi io preferirei fare veramente meno letture, però più belle, non so come spiegare. Chiaramente prima di leggere un libro non puoi sapere che quello sarà il prossimo libro migliore, più bello, e eccetera. Però sono stufa di cadere in queste trappole, di subire il fascino, diciamo, di libri di questo tipo che vengono un sacco pompati e poi lo vado a leggere e rimango delusa. Boh, non lo so. È successo anche con Il mare senza stelle, che quello, a differenza di Piranesi, mi sembra che stia piacendo di più a tante persone, insomma, che seguo. A me ha lasciato un po' tiepidina... come questo. Non so, magari se lo avete letto fatemi sapere che cosa ne avete pensato voi, se secondo voi ha retto il confronto con le vostre aspettative. Poi magari nel prossimo video ultime letture ve ne parlerò sicuramente meglio. Adesso invece ho intenzione di iniziare, mamma mia, scusate questa luce, il ritorno nelle tenebre. Ho intenzione di iniziare Il ristorante dell'amore ritrovato di Itogawa, che è il libro di febbraio per il Chibi Book Club dedicato al Giappone. Qua dietro cita uno straordinario bestseller su cibo, amore e rapporto madre-figlia. Ho proprio bisogno di una lettura confortevole, di conforto, una lettura di questo tipo, almeno quello che mi aspetto dopo la
delusione di Piranesi. Oggi mi sa che inizio anche questo graphic novel che mi è arrivato da Coconino, ovvero Terapia di gruppo. Sono molto curiosa, se non sbaglio è in uscita domani, il 18 febbraio, e nulla, non so bene che cosa aspettarmi, anche questo è un volume comunque piuttosto breve. Vedremo, poi magari vi aggiorno. Oggi siamo tornati dal veterinario, adesso aspettiamo che apra e poi speriamo ci dica cosa che non va tacchi, speriamo di farlo star meglio. Oggi è stato molto bravo il trasportino, ha fatto le frigne solo a casa, per tutto il viaggio, tutto bello compostino, bravo amore, bravo! Siamo appena stati dal veterinario, per fortuna non deve più prendere l'antibiotico, però questo l'ha scombussolato e, come temevo, tutti i vari sintomi che ha mostrato dopo l'inizio dell'antibiotico probabilmente erano dovuti all'antibiotico stesso, quindi adesso via di fermenti, gli devo far prendere altre medicine perché ha dei fastidiosi parassiti intestinali. Veramente non ci stiamo facendo mancare nulla. Però se avete mai avuto un gatto comunque trovato per strada o che viene appunto da un'associazione che è stato recuperato o è un trovatello, probabilmente vi sarà capitata un'esperienza simile. Quasi con tutti i miei gatti abbiamo fatto così, cioè all'inizio c'erano sempre un sacco di problemi, o meglio c'erano vari parassiti, varie cose da sistemare, da ripulire tra virgolette, però l'importante è che stia bene. Io avevo appunto questo dubbio riguardo all'antibiotico perché da quando ho iniziato a prenderlo, poverino, stava veramente male. C'erano dei giorni in cui giocava e sembrava a posto, e dei giorni in cui stava male ed era tutto poi mogio mogetto, quindi speriamo adesso che si riprenda. Rapidissimo aggiornamento di lettura, intanto perdonate gli occhiali, so che mi fanno una faccia stranissima perché sono molto molto miope, ma ho gli occhi molto stanchi in questi giorni lavorando sempre al PC. Comunque ho letto un fumetto straziante ma bellissimo, è uscita già anche la recensione sul blog, ma è Broken Mariko. È una storia che parla di amicizia, una donna mentre in pausa pranzo scopre dal notiziario che la sua migliore amica si è tolta la vita, e questa sua amica ha avuto una vita molto difficile perché ha subito violenze, abusi in famiglia, ma anche dopo, quando è cresciuta, è andata via di casa e è ricaduta sempre in relazioni tossiche. E quindi si parla appunto di violenza, abusi, lutto e amicizia. Ho letto anche il primo volume di Terapia di gruppo di Manu Larsenet, che è un fumetto che fa ridere, che fa piangere, nel senso che tratta la quotidianità di un artista in un suo momento di crisi. Infatti non sta producendo, non sta lavorando, e quindi tra virgolette un fallito, o almeno lui si sente così, cade in depressione, inizia ad abusare di farmaci, e l'autore nella storia cerca di ripercorrere un po' come nel tempo gli artisti hanno trovato ispirazione, come hanno creato le loro opere. Ci sono tante gag più o meno divertenti, sapete che è molto difficile fare ridere la sottoscritta, quindi non è proprio, diciamo, il mio genere, però l'ho trovato molto interessante perché mischia bene, secondo me, momenti di autoironia e momenti un po' più seri, ecco. Avevo poi detto che avrei iniziato a leggere il libro per il CB Book Club, in realtà lo inizierò soltanto oggi perché nel mentre è tornato disponibile in prestito digitale Via di fuga di Noemi Ishiguro. Ho appena guardato il nome perché me lo scambio sempre con Naomi.
Povera me, Naomi infatti, Naomi Ishiguro che è la figlia di Kazuo Ishiguro, autore super, diciamo, famoso, ha vinto anche un Nobel, quindi diciamo che non ha bisogno di presentazioni. Via di fuga è l'esordio della figlia. Non so per quale motivo ero convinta fosse un romanzo, in realtà è una raccolta di racconti. Io sono al primo, per adesso. Non è nulla di che, ma veramente sono alle primissime pagine. E poi questo weekend mi terrà compagnia anche questo manga. Non mi ricordo se è il primo o se è soltanto un volume unico. Volume unico, top. Ero convinta che fosse il primo volume di due, ma sicuramente lo sto confondendo con l'altro fumetto di quest'autrice, Tameko, che aveva fatto una miniserie, A Dream of Cuckoos, credo si chiami, io l'avevo letto in digitale e mi era piaciucchiato, credo anche di quello di aver scritto qualche cosa ai tempi. Se ritrovo vi lascio il link in descrizione. Questo è un boys love incentrato su due fratelli che hanno quindi un rapporto abbastanza morboso. Molto molto curiosa, non vi faccio vedere le tavole perché ho paura di uno farmi spoiler e due di beccare una scena un po' compromettente, magari troppo esplicita.